La nuova 600 Hybrid è senza ombra di dubbio la versione più attesa del crossover di casa Fiat. Oggi dunque ve la racconto nel dettaglio, ma prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Della nuova Fiat 600 abbiamo parlato a lungo, partendo dal suo design simpatico, molto vicino a quello della 500 elettrica. Ma prima di vedere i pregi e i difetti di questa nuova variante ibrida, vediamo quelle che sono le sue caratteristiche. Partendo dal frontale, con i grandi fari circolari con la firma luminosa LED, che segue l'andamento del disegno. I proiettori sono full LED, ma non a matrice attiva. La calandra è chiusa con il logo 600, mentre le aperture per il raffreddamento del motore sono su due livelli, con quella inferiore di grandi dimensioni, con al centro il radar dei sistemi di sicurezza. Gli indicatori di direzione sono spostati sullo scudo, con la classica forma circolare che riprende lo 0 della 500. Sotto, due baffetti neri inglobano i fendinebbia full LED. Nel complesso lo sguardo è molto familiare e riconoscibile. Il cofano, con apertura che abbraccia parzialmente i parafanghi, riposta al centro le tipiche nervature di 500. La fiancata è molto equilibrata, con generosi parafanghi con modanature che ospitano cerchi in lega diamantati da 18 pollici, mentre nel brancardo c'è un sottoporta protetto da modanatura con il logo 600. Le superfici sono morbide e levigate. Il padiglione abbandona l'andamento a goccia per una soluzione più tradizionale, con una terza luce finta. Questo dettaglio è stato creato per avere una portiera posteriore con accesso più agevole in altezza. La vista di coda riprende il tema 500, con i fari verticali a LED e il portatarga che adesso si fonde con la parte superiore del portellone. Nella parte inferiore del paraurti con protezione in plastica nera troviamo la scritta 600 incisa, ma sparisce il tricolore. Il lunotto inclinato riporta all'estremità uno spoiler generoso, ma niente barre sul tetto. Le misure sono da B-SUV, del resto la piattaforma è la CMP, la stessa di Jeep Avenger, dalla quale condivide molto in termini di tecnologia. La lunghezza è di 418 cm, la larghezza di 178, l'altezza di 153 e il passo di 256 cm. La massa invece è di 1355 kg. Il portellone del nostro esemplare, la prima, è azionabile elettricamente, mentre per il modello di accesso è manuale. La soglia è bassa, ma il piano non è livellato. Quest'ultimo si può posizionare su due altezze e in più abbiamo un doppio fondo. Il vano non è regolare, ma le finiture in moquette sono apprezzabili. C'è un punto luce, ganci, ma niente botola di collegamento con l'abitacolo. La volumetria parte da 385 litri, qualche litro in più rispetto alla 500X, e può raggiungere i 1256 abbattendo gli schienali in configurazione 40 e 60. La Fiat 600 ha un design interno molto gradevole e tipicamente 500. Infatti, guardando la plancia, ricorda molto quella della piccola elettrica, ma a guardare meglio riprende alcune caratteristiche viste su Avenger. Ma andiamo per ordine, partendo dai sedili, che nella nostra versione sono elettrici, con riscaldamento e massaggio, ma solo per il guidatore, con rivestimento in ecopelle con il logo Fiat ricamato all'infinito. La seduta è confortevole, anche per le lunghe percorrenze. Ecco la prima curiosità che ho riscontrato nei pannelli porta, che sono esattamente gli stessi di Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior. Anche il tunnel centrale deriva dalla piccola Jeep, con il grande pozzetto con portabicchieri, il bracciolo, il freno di stazionamento elettrico manuale sulla base e la copertura in stile cover di tablet con all'interno un ulteriore pozzetto, poi il caricatore a induzione dello smartphone e le prese USB o 12 V. Il cambio è a pulsante e in più troviamo un altro alloggiamento per lo smartphone con inciso lo Skyline di Torino, anche se la 600 viene prodotta a Tychy in Polonia.
Come sempre, trovo apprezzabili i comandi fisici del clima e le bocchette dell'aria diffuse a tutta larghezza. La moda natura in tinta è molto gradevole, ma il trattamento opaco e rigido non rende giustizia al design molto curato. Il cluster TFT è molto gradevole, con numerose configurazioni e grafiche. Il sistema di connettività è affidato a un display touch ad alta definizione da 10,25 pollici, con la possibilità di condividere Apple CarPlay e Android Auto senza fili. La grafica è moderna e il sistema è aggiornabile over the air, come la navigazione gestita da TomTom. La telecamera offre la vista posteriore, compresa quella dall'alto. L'abitabilità posteriore è molto buona per 3 adulti, con il posto centrale che può accogliere una persona di piccola taglia oppure un bambino. Il tunnel è pronunciato, ma non eccessivo, pertanto lo spazio per i piedi è sufficiente. Il nostro esemplare, la prima, ha finiture e rivestimenti pregevoli, con tasche nel retro dei sedili anteriori, ma nessun bracciolo. C'è una presa USB, ma si sente la mancanza delle bocchette dell'aria. I pannelli porta senza tasche sono totalmente di plastica rigida. Forse si poteva fare di meglio. Come detto all'inizio, questa 600 è stata senz'altro quella più attesa, forse perché l'elettrica non ha ancora trovato il suo posizionamento di mercato, ma questa ora finalmente apre le porte a un modello estremamente interessante e non solo per il look. Qui abbiamo a disposizione un sistema ibrido a 48 volt che si pone al centro tra una mild hybrid e una full hybrid, con la possibilità di procedere anche in 100% elettrico nelle manovre. Il motore a 3 cilindri sovralimentato 1200 è supportato da un powertrain elettrico da 29 cavalli e 55 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, con la possibilità di cambiare attraverso i paddle al volante. La potenza di sistema è di 101 cavalli, mentre la coppia è di 205 Nm. Questi dati si tramutano in prestazioni interessanti, con un'accelerazione da 0 a 100 coperta in poco più di 10 secondi e una velocità di punta di 184 km/h. Chiaramente qua il dato più interessante che tutti si staranno chiedendo sono i consumi. La casa dichiara un consumo inferiore ai 5 litri per 100 km. Noi ne abbiamo rilevati circa 6 per 100 km. Poco di più, ma non eccessivamente. Questo risultato è ottenibile grazie alle doti dell'elettrico, che in alcune fasi consente il veleggiamento, supportando la coppia per oltre il 50% del funzionamento. La batteria da 1 kWh che si ricarica in frenata e in rilascio è ben più performante di quelle adottate solitamente dalle mild hybrid. In questo caso va segnalata la frenata, che non denuncia alcun effetto spugnoso, con una buona modularità, grazie anche ai 4 dischi. La guida della Fiat 600 Hybrid si è rivelata molto vivace, anche grazie al supporto del motore elettrico, con una coppia che se la cava con disinvoltura anche in fase di sorpasso. A questo contribuisce anche il cambio, che è sempre molto pronto. Il comfort è buono, con un assorbimento delle asperità del terreno efficace, grazie a sospensioni turistiche e la barra delle coperture 55. Molto curata l'insonorizzazione, si percepisce solamente un po' di rotolamento degli pneumatici e in più il motore è molto ben isolato. Lo sterzo è un altro punto a favore, con un carico leggero e progressivo. Anche la precisione non è male, emerge solo un po' di rollio, ma nel complesso il comportamento è neutro. La Fiat 600, come detto, attinge alla piattaforma comune con alcuni modelli Stellantis, dunque anche in termini di sicurezza siamo ai vertici, con ADAS che garantiscono una guida autonoma di livello 2, anche se il modello di accesso è privo di numerosi dispositivi di serie. Qui possiamo contare sul blind spot con LED sullo specchio, il lettore dei cartelli stradali e il cruise control adattivo. Oltre a questi non mancano la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento di corsia e molti altri. In sintesi, la nuova Fiat 600 Hybrid va incontro alle esigenze di tutti quegli automobilisti che attendevano con ansia una versione termica e che cercano un erede per la 500X. I contenuti ci sono e il piacere di guida è elevato,
Solamente alcune plastiche e rivestimenti sarebbero migliorabili, ma il giudizio nel complesso è più che positivo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre concludiamo il video con il capitolo prezzi. La nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in tre allestimenti, quello base, Red e la prima, la nostra. Il prezzo per questa versione, compreso del color sabbia, un optional da 700 euro, è di 30.150 euro. Ma se andate sul nostro sito www.showcarnews.it troverete il configuratore e l'articolo completo. Per qualsiasi curiosità vi invito a iscriverci al nostro numero di WhatsApp o SMS e non scordate di iscrivervi anche ai nostri profili social su Facebook, Instagram o TikTok. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima prova!